giovedì 30 marzo 2016. Oggi parliamo a pagina 12 dell'arena delle tane incompiute, opere incompiute, dei grandi progetti su cui sarà giocata la credibilità a questa amministrazione, cui tanti, compreso io, avevamo creduto, cioè il progetto del traforo, il progetto del filobus, il progetto dell'arsenale. Oggi il giornalista parla di opere sostanzialmente ferme, come del resto possiamo guardare girando per la città. Il traforo occorrerà ripartire tutto da capo, non ci sono i soldi, opera insostenibile. Sul filobus pensate che addirittura bisognerà attendere la modifica del codice della strada per poter permettere a filovie di almeno 24 metri circolare per la città, quando basta girarsi verso ovest e troviamo Brescia che c'è già la metropolitana che circola, bellissima, nuova, ma possiamo girare anche a destra, andiamo a Padova e c'è già il trenino, la metro di superficie, quindi città che hanno saputo e potuto fare opere che noi qua invece sono 10 anni che, 10 anni di questa amministrazione e decenni di tutte le altre che attendiamo, vengono promesse e non si realizzano. Per poi arrivare all'Arsenale, dove c'è l'ennesimo nuovo progetto, copiato da quello di Milano, di Monza, della Reggia Reale, e quindi una nuova idea, sempre carta, sempre idee, e intanto milioni di euro di consulenze, di progetti, mesi interi, giornate intere buttate a studiare, a vedere. Quindi non solo opere incompiute, ma soldi buttati veramente, soldi pubblici buttati veramente. E poi parliamo a pagina 14 del problema dell'immigrazione, in particolare la foto ci fa vedere gli immigrati accolti a Costa Grande, Costa Grande che è una struttura privata che riceve sussidi dallo Stato per ospitare questi immigrati, questi profughi. E qui c'è il sindaco che attacca oggi i profughi, dice non possono bighellonare per la città. Noi ricordiamo a noi stessi e a tutti voi che lo stesso sindaco di Verona qualche mese fa si mosse per garantire un trasporto e quindi un servizio di pullman dalla Costa Grande che è sopra Avesa fino al centro città per permettergli no, di girare. Oggi invece attacca il fatto che questi profughi siano in città. Insomma, poche idee e ben confuse, oppure tutto è il contrario di tutto. Io faccio una riflessione, Costa Grande si affaccia su Quinzano, ma in realtà è nel comune di Grezzana. Allora il sindaco di Verona dovrebbe chiamare il sindaco di Grezzana e dire, caro mio, occupati tu di questa struttura. O comunque battere i pugni sul comitato dal prefetto. Non si può pensare che grandi e concentrazioni di profughi, di immigrati, possano essere sostanzialmente alle porte della nostra città o dentro la nostra città. O si sparpagliano, si creano delle piccole strutture, oppure si deve rifiutare. Grandi concentrazioni portano grandi problemi, come sta avvenendo a Borgo Trento. Un po' di razionalità, un po' di buonsenso e buona giornata.